Dice que no es el mago de la luz, porque con las nuevas técnicas ya no hay magia, sino técnica, y muy buena. Pero aunque lo niegue, las películas que fotografía este italiano de sonrisa afable tienen un toque especial. Lo vimos en Flamenco, ese prodigio de color que fue su encuentro con Carlos Saura, con quien repitió en Taxi y ahora en Tango. Una visión de Argentina a ritmo de, cómo iba a ser de otra manera, tango. Per esempio, Carlos mi diceva in flamenco: voy a tentare di raccontare la storia solamente attraverso il ritmo. E capisco che è una cosa molto importante, da, particolarmente nella danza, nel baile, nella musica, di tentare eso. Per me, ho tentato di visualizzare in questo ritmo una storia e ho inventato. In questo lugar che non aveva una astratto, una storia di un viaggio tra il tramontar del sol e il sorgere della luna e la rinascita del sol, come un viaggio in uno spazio del tempo dove alcuni personaggi che passano da personaggi maschili a personaggi femminili a raccontare la storia visualmente. Le ho tradotti come la storia del sole e della luna. In tango, quello che abbiamo appena terminato, essendo una storia di un direttore di cine che va a tentare di visualizzare un suo proietto sul tango, e allo stesso tempo che rappresenta la storia di questo film, racconta la storia dell'Argentina e allo stesso tempo racconta la storia di se stesso. Il mio tentativo è di visualizzare ogni baile, ogni porzione del racconto, come una parte di vita che solamente dato insieme si può comprendere quello che è la visione di questa persona singola. Io credo che trabaccare con un direttore che sicuramente racconta anche lui sua storia, come Bertolucci, Coppola, Warren Beatty, Saura, con cui ho trabaccato, non dà una grandissima differenza, perché senti che al di fuori della lingua e della cultura e di un metodo di trabacco hai un mismo energia, una misma visione di realizzare una opera audiovisuale con lo stesso entusiasmo. Il tango è stato un baile più della mia gioventù. Flamenco è una cosa che ho visto ma non ho mai ballato. Però mi sembra che il flamenco riesce a raccontare in un modo forse anche drammatico la storia di un popolo, la storia di una cultura, la storia di un paese. E noi abbiamo tentato, e spero di essere riuscito, in tango, utilizzando la storia di un paese, di una cultura, di raccontare la storia del tango.